Conosciamo in questa lezione il nuovo concetto di circuitazione del campo elettrico e del campo magnetico. La circuitazione, come già il flusso, è un concetto nato in fluidodinamica. Ricorderete che il flusso del campo elettrico l'avevamo introdotto in analogia con la portata di un fluido attraverso una superficie e in effetti il flusso è, diciamo, un calcolo che coinvolge un vettore, il campo elettrico, il campo magnetico o la velocità del fluido attraverso una superficie. Un altro concetto che storicamente è nato nell'ambito dello studio dei fluidi è quello di circuitazione, che permette di distinguere un flusso laminare da un flusso vorticoso, nel caso dei fluidi, ma che trova delle applicazioni importantissime nel caso dei campi elettrici e magnetici. Esaminiamo dapprima gli ingredienti che portano al concetto di circuitazione. È necessario avere un campo vettoriale, in questo caso è rappresentato le linee di campo di un campo vettoriale di velocità di un fluido. Questo campo vettoriale permette di definire in ogni punto un vettore velocità. Percorriamo una linea chiusa all'interno di questo campo vettoriale. Una linea chiusa, anche qualunque, che chiamo L, ha due orientamenti possibili. Quindi noi la percorriamo in uno dei due orientamenti, per questo si dice che la linea L è una linea orientata. Per calcolare la circuitazione del vettore velocità lungo la linea L, così si dice, circuitazione di un vettore lungo la linea L, bisogna suddividere questa linea in tanti piccoli tratti rappresentabili con un vettore. Chiamiamo questo vettore delta L, anzi visto che il generico tratto di linea lo chiamo delta Li, e valutare quanto vale in questo piccolo tratto rettilineo il vettore, in questo caso il vettore velocità, che assumiamo uniforme su quel tratto. In questo caso potremmo dire che essendo il vettore V sempre tangente alle linee di campo, bisognerebbe rappresentarlo in questo modo. Allora forse mi conviene spostare tutto il delta L qua sopra, di modo da poter rappresentare il vettore V con I in questa situazione. Ecco, il concetto di circuitazione coinvolge un prodotto scalare fra V e delta L, un po' come forse ricorderete nel caso del lavoro. E quindi noi definiamo la circuitazione, che si indica con la lettera greca gamma maiuscolo, lungo la linea orientata L del vettore V, del vettore velocità in questo caso, come la sommatoria per I che va da 1 a N, N sono i tratti rettilinei in cui è stata suddivisa la linea, dei prodotti scalari V con I scalare delta Li. In che senso questa definizione permette di distinguere, nel caso dei fluidi, un tipo di moto da un altro? Beh, vedete ad esempio che nel caso dei fluidi in moto laminare, come si ha qui a sinistra, percorrendo una linea chiusa orientata L e valutando in ogni tratto i prodotti scalari, si hanno delle zone in cui il prodotto scalare è positivo perché l'angolo fra il tratto di linea e il vettore velocità è acuto, e altre zone in cui il prodotto scalare è negativo. Nel compenso la somma di questi prodotti scalari dà zero. Invece, in presenza di un vortice, i vettori velocità e i vettori che rappresentano i tratti della linea sono sempre paralleli, in questo caso scegliendo una linea circolare, e quindi si hanno prodotti scalari tutti positivi che sommati danno un valore di circuitazione diverso da zero. Utilizziamo il concetto di circuitazione
mutuato dallo studio dei fluidi nel caso del campo elettrico. Per analogia con quanto detto prima, definiremo circuitazione del campo elettrico lungo una linea chiusa orientata L, la sommatoria per I che va da 1 a N dei prodotti scalari E con I scalare delta LI. Ricordo il significato dei termini. L è una linea chiusa orientata all'interno di un campo elettrico. Questa linea è stata suddivisa in tratti rettilinei rappresentabili con un vettore chiamati delta LI. Su ciascuno di questi tratti il vettore campo elettrico è uniforme ed ha il valore E con I. Il prodotto scalare E con I, scalare delta LI, diciamo in un certo senso dà un contributo positivo o negativo lungo quel tratto di linea ad opera del vettore E, e tutti questi contributi vengono sommati per dare quella che si chiama la circuitazione del campo elettrico. Questa è la definizione di circuitazione. La circuitazione del campo elettrico rientra come concetto in un teorema molto importante che prende il nome appunto di teorema della circuitazione. Il teorema della circuitazione, nel caso elettrostatico, stabilisce che la circuitazione del campo elettrico lungo una qualunque linea chiusa L è sempre pari a zero. Questo è il teorema della circuitazione. Voglio far notare la differenza fra queste due scritture. La prima è il meccanismo di calcolo della circuitazione, che si può applicare ai campi elettrici, magnetici, ai campi di velocità. La seconda è il risultato di una dimostrazione che riguarda specificamente i campi elettrici e che dice che la circuitazione così definita nel caso di un campo elettrostatico è sempre pari a zero. Vediamo nella dimostrazione. Consideriamo una regione in cui è presente un campo elettrico rappresentato da queste linee di campo. All'interno di questa regione scegliamo arbitrariamente una linea chiusa, L, orientata. Vogliamo calcolare la circuitazione del campo elettrico lungo questa linea chiusa. Ovviamente dobbiamo suddividere la linea in tanti tratti rettilinei delta LI, su ciascuno dei quali il valore del vettore campo elettrico abbia sempre lo stesso valore, quindi sia un campo elettrico uniforme su quel tratto E con I. Calcoliamo dunque la circuitazione del campo elettrico E lungo la linea chiusa orientata L. Come sappiamo, dobbiamo calcolare la sommatoria su I, cioè per I che va da 1 a N, di E con I scalare delta LI. Noi sappiamo che E con I, essendo il vettore campo elettrico in un punto, può essere definito come rapporto tra la forza, allora scriviamo sommatoria su I, al posto di E con I posso scrivere il rapporto tra la forza agente su una carica di prova posta in quel punto e la carica di prova stessa. Questo rapporto va messo a prodotto scalare con delta LI. Ora, il denominatore Q può essere raccolto e portato al di fuori del segno di sommatoria e quindi otteniamo 1 fratto Q per la sommatoria su I di F con I, la forza elettrica agente sulla carica di prova in quel tratto, per delta LI. Ma che cos'è il prodotto scalare FI scalare delta LI? Forza scalare spostamento è il lavoro compiuto dalla forza elettrica su quel tratto. Quindi questo è il lavoro elementare
prodotto dalla forza elettrica su quel tratto. E questo, sommatoria su WI, è il lavoro complessivo compiuto dalla forza elettrica sull'intera linea. Ma noi sappiamo che la forza elettrostatica è conservativa. Questo vuol dire che il lavoro da essa compiuta su un percorso chiuso è sempre pari a zero. Quindi ecco dimostrato che la circuitazione del campo elettrico lungo una qualunque linea chiusa è sempre pari a zero. E questo deriva dal fatto che la forza elettrica è una forza conservativa. Dunque, il teorema della circuitazione contiene un'importante informazione. L'informazione contenuta è: il campo elettrico è un campo, come si dice, conservativo, perché deriva da una forza che è una forza conservativa. Noi sappiamo che dal fatto che le forze siano conservative deriva la possibilità di definire una energia potenziale e quindi un potenziale elettrico. Quindi sostanzialmente questo teorema della circuitazione contiene in sé tutto il capitolo che abbiamo studiato sul potenziale elettrico. Dunque i teoremi relativi al campo elettrico, meglio al campo elettrostatico, che abbiamo conosciuto sono il teorema di Gauss per il campo elettrico e il teorema della circuitazione per il campo elettrico. Il primo, come abbiamo visto, ha notevoli implicazioni, ci ha permesso di calcolare, ad esempio, il valore del campo elettrico di distribuzioni particolari, come il piano infinito, il filo rettilineo infinito, la sfera. Il secondo, teorema della circuitazione, sembra non dire molto di più, ma in effetti riassume in sé il fatto che la forza elettrica è conservativa. E veniamo ora alla circuitazione del campo magnetico. Ho ripreso la lavagnata relativa al campo elettrico per far vedere come passiamo da un concetto all'altro. La circuitazione del campo magnetico sarà nient'altro che una revisione della definizione di circuitazione di campo elettrico. Evidentemente avremo a che fare non con un campo elettrico, ma con un campo magnetico, ma dal punto di vista formale questa è l'unica differenza. E quindi come definiremo la circuitazione del campo magnetico? Allora diremo che la circuitazione del campo magnetico lungo una linea chiusa orientata L qualunque è data dalla sommatoria per I che va da 1 a N dei prodotti scalari B con I scalare delta LI, dove ricordo delta L sono i tratti rettilinei in cui la linea orientata è stata suddivisa e B con I è il valore del campo magnetico considerato uniforme su quel tratto delta LI. Esisterà dunque anche qui un teorema della circuitazione che prende il nome anche di teorema di Ampère. Questa volta, anziché partire dalla definizione per arrivare poi alla dimostrazione, partiamo dalla dimostrazione in un caso semplice e quindi ampliamo i risultati ottenuti. Per dimostrare il teorema di Ampère consideriamo una situazione molto semplice, quella di un filo rettilineo percorso dalla corrente I e per sfruttare la simmetria dei campi magnetici prodotti da questo filo consideriamo come linea chiusa orientata la linea L una circonferenza che abbia il centro sul filo. Come è possibile vedere, noi possiamo suddividere questa linea in tanti tratti rettilinei, delta L1, delta L2, delta L3. Sappiamo che il campo magnetico in quei tratti ha valore d'orientamento B1, B2 e B3 perché abbiamo applicato la regola della mano destra. Ora, cosa si nota? Che l'angolo formato fra il delta L e il corrispondente valore di B è sempre nullo, cioè questi due vettori sono paralleli. Quindi possiamo dire che per qualunque valore di I o, come dice il testo, per qualunque valore di J, l'angolo AJ fra i due vettori è sempre nullo. Quindi, seguendo la dimostrazione, che cosa otteniamo? Otteniamo che la circuitazione del campo B lungo la linea L è uguale alla sommatoria su J,
Qui il prodotto scalare viene risolto, B con J, delta L J, manca il segno di vettore perché sono moduli, per il coseno di alfa J. Ma siccome alfa J vale sempre 0, il risultato è sommatoria su J di B con J delta L J, dove si tratta di moduli. Ma noi sappiamo come si calcola il campo magnetico prodotto da un filo rettilineo. Sappiamo che si applica la legge mu con 0 fratto 2 pi greco i fratto r, dove r è il raggio della linea di campo, cioè la distanza a cui noi ci troviamo dal filo. Quindi andando a sostituire questo valore di b all'interno della formula precedente, avremo che la circuitazione di B lungo la linea chiusa L, che è data da questa sommatoria, si può ottenere in questo modo. Si noti che l'indice J non c'è più in mu con 0 su 2 pi greco I fratto R. Non si parla di RJ, ad esempio, perché tutti i tratti di filo sono alla stessa distanza dal filo. E qui si capisce anche la scelta dell'indice J per evitare un problema, un'interferenza con I, che è il simbolo della intensità di corrente. Dunque mu con 0 fratto 2 pi greco r ed I sono costanti, si portano fuori dal segno di sommatoria, resta la sommatoria su J di tutti i tratti delta L J, ma che cos'è la somma di tutti i tratti della linea? È la lunghezza della linea. E quindi, trattandosi di circonferenza, la somma di tutti questi tratti è 2 pi greco r, cioè la lunghezza della circonferenza. Questo porta a una semplificazione che ci porta ad affermare che nel caso specifico la circuitazione del campo magnetico B lungo la linea L è pari a mu con 0 per I. E questo è, nel caso più semplice possibile, il teorema della circuitazione. Infatti il teorema della circuitazione, se lo andiamo a vedere nella sua forma più generale, afferma che, formula 20, la circuitazione di B lungo una qualunque linea chiusa L è pari a mu con 0 per la sommatoria, la somma algebrica, delle correnti concatenate con la linea. Ecco, qui bisogna fare una precisazione. Intanto, perché ci vuole una somma di correnti? Beh, perché le correnti potrebbero essere, come in questa figura, più di una all'interno della linea. E inoltre queste correnti potrebbero dar luogo a campi magnetici che danno contributi positivi o negativi nel prodotto scalare. Dunque questo spiega perché c'è una sommatoria delle correnti. Ma quali correnti sono importanti? Sono importanti le cosiddette correnti concatenate. Cioè una corrente si chiama concatenata a una linea se attraversa la superficie di cui la linea è il contorno. Ad esempio la linea L1 definisce questa superficie e la corrente I attraversa questa superficie. Si dice che la corrente I è concatenata con L1. L2 definisce una superficie che non è attraversata da I. Ecco. Questa corrente, se io calcolassi la circuitazione lungo L2, non dovrebbe essere contata perché questa corrente non è concatenata con L2. Così come non è concatenata con L3, che definisce una superficie che non è attraversata da I. Questo non dovrebbe stupirvi perché ci ricorda un po' il teorema di Gauss per il campo elettrico. Nel caso del campo elettrico, non erano tutte le cariche sorgenti a rientrare nella somma delle cariche del teorema di Gauss, ma contavano ai fini del flusso del campo elettrico solo le cariche all'interno della superficie. Qui è un po' la stessa cosa. Ai fini della circuitazione del campo magnetico non contano tutte le correnti sorgenti, ma solo quelle, diciamo così, fra virgolette, interne alla superficie definita dalla linea. Cioè quelle, come si dice più correttamente, concatenate con la linea. Ma una cosa si nota subito, che a parte i casi particolari di linee che non abbiano correnti concatenate, la circuitazione del campo magnetico è solitamente diversa da zero. E questo vuol dire, come afferma il nostro libro e mette in evidenza, che il campo magnetico non è conservativo.
Tant'è vero che non esiste sui libri di fisica un capitolo sul potenziale magnetico. In questo parallelismo che abbiamo sempre sviluppato fra campi elettrici e magnetici, abbiamo visto che le due definizioni di E e di B erano simili. Abbiamo visto che al capitolo sulla legge di Coulomb c'era il capitolo, nel caso dei campi magnetici, sulla forza tra i fili. Abbiamo studiato i campi elettrici di particolare distribuzione di carica e i campi magnetici di particolari circuiti sorgenti di campo magnetico. Ma, mentre nel caso elettrico c'è tutto un capitolo sul potenziale elettrico perché la forza elettrica è conservativa, in questo caso, essendo il campo magnetico non conservativo, non c'è l'analogo capitolo su un potenziale magnetico. In conclusione di questa spiegazione, possiamo allora riassumere tutte le proprietà che abbiamo conosciuto sul campi elettrici e campi magnetici, riassunte dai teoremi importanti. Queste proprietà diventeranno le quattro equazioni che prenderanno poi il nome, modificate da Maxwell, proprio di equazioni di Maxwell, che sono alla base del comportamento dei campi elettrici, magnetici e, come vedremo, del campo elettromagnetico. Le quattro equazioni, quindi, riassumendole, sono il teorema di Gauss per il campo elettrico, il flusso del campo elettrico attraverso una qualsiasi superficie chiusa omega è dato dal rapporto fra la carica totale interna alla superficie e la costante dielettrica del mezzo, se siamo nel vuoto, epsilon con zero. Esiste poi il teorema della circuitazione del campo elettrico, che dice che la circuitazione del campo elettrico lungo una qualunque linea chiusa orientata L è sempre pari a zero, il che implica la conservatività del campo elettrico. Per il campo magnetico abbiamo visto che il flusso del campo magnetico attraverso una qualunque superficie chiusa omega è sempre nullo, il che racchiude in sé l'idea che non esistono i poli magnetici isolati, mentre la circuitazione del campo magnetico lungo una qualunque linea chiusa L, dice il teorema d'Ampère, è sempre pari a mu con zero, se siamo nel vuoto, per la sommatoria su I, abbiamo di nuovo un'interferenza di indici, la sommatoria su J delle correnti concatenate con la linea L. Come nel caso elettrico, il flusso, il teorema di Gauss, ci aveva portato a numerose applicazioni, ad esempio la definizione del campo elettrico del piano infinito, per citarne una, mentre il teorema della circuitazione del campo elettrico non aveva portato a ulteriori sviluppi, se non tutto il capitolo sul potenziale elettrico. Nel caso del campo magnetico, avendo il flusso del campo magnetico nullo, non possiamo, diciamo, ottenere molto dal teorema di Gauss del campo magnetico, mentre molto si può ottenere dal teorema d'Ampère, cioè dal teorema della circuitazione per il campo magnetico, perché questo può servire per ricavare la forma dei campi magnetici per particolari distribuzioni di correnti, e questo è il caso sviluppato dal libro, ma che noi purtroppo per motivi di tempo non riusciamo a fare, di particolari esempi di di configurazioni di circuiti. E ad esempio qui possiamo vedere, nel caso delle applicazioni del teorema d'Ampère, che vengono sviluppati il campo magnetico all'interno di un filo, andando avanti il campo magnetico generato da un toroide e così via. Tutte applicazioni molto utili e importanti, ma purtroppo non abbiamo in questo momento il tempo di svilupparle.